Questo premio, essendo importante, è comunque anche molto bello. E lo vorrei dedicare anche ringraziando il presidente Emiliano e il sindaco del mio paese di Stornarella, che questo premio io lo vorrei dedicare comunque a tutti i ragazzi che con coraggio e partecipazione hanno voluto manifestare al Global Strike Fridays for Future. Applausi. Va bene, allora. No, non mi aspettavo niente, mi aspettavo soprattutto per esempio nel corteo perché già un po' di tempo prima vedevo già che stavano organizzando dei cortei, quindi non mi aspettavo tutta questa importanza, diciamo così. Sono molto emozionata anche per il fatto che c'è tanta gente che, diciamo, vuole ascoltare le soluzioni e le idee che porterò anche qui. Anche perché si chiama Fridays for Future, ho manifestato per il futuro dei ragazzi, perché come diceva Greta, il futuro praticamente ce lo stanno togliendo, perché comunque questo inquinamento, pensano degli scienziati, la Puglia sarà praticamente deserta. Comunque adesso sto seguendo anche dei ragazzi che si chiamano Trash Challenge Foggia, che organizzano e anche vanno nelle scuole per vari eventi, per l'educazione ambientale, e negli eventi io li sto Allora, seguendo. noi, eccoci.